Accolsero le sue parole secondo l'usanza barbarica, frementi, tra canti e grida scomposte. Eccoli già in colonna, con i più audaci che correvano avanti tra il bagliore delle armi. Lo scrittore Tacito nei capitoli 30-32 della sua biografia del suocero Giulio Agricola riferisce il discorso che Calgaco, un nobile capo dei Caledoni, rivolge ai Britanni uniti in una ribellione contro i Romani, durante la campagna di conquista voluta dall'imperatore Domiziano. Ovviamente il discorso è una finzione letteraria di Tacito, che in questo si allinea agli storici greci come Tucidide. Tuttavia le parole di Calgaco sono un interessante esempio della visione che i nemici di Roma avevano del suo imperialismo. Il capo dei Britanni infatti accusa i Romani di voler conquistare nuovi popoli e terre per pura avidità, col pretesto di portare la loro pace dove in realtà hanno creato il deserto con distruzioni ed eccidi. Sprona i compagni a unirsi nella lotta, forti del fatto che non sono ancora schiavi dei Romani come gli altri Britanni, e abitano i luoghi più remoti dell'isola, oltre i quali ci sono solo l'oceano e terre desolate. Cita l'esempio di Boudicca, la regina dei briganti che guidò una rivolta contro i Romani infliggendo loro gravi perdite. Spera nella defezione di quei soldati barbari che militano nelle file dell'esercito romano, non legati da sincera fedeltà ai loro dominatori. Si dice sicuro nella vittoria in quella che sarà la battaglia decisiva tra gli invasori e gli abitanti della Britannia. Il passo mostra il punto di vista dei popoli combattuti da Roma ed è un'analisi realistica delle ragioni dell'imperialismo, con una certa ambiguità dato che Calgaco viene descritto in una luce positiva, come una sorta di eroe che si batte per la libertà del suo popolo. Tacito nelle pagine seguenti riferirà il discorso con cui il generale romano Agricola inciterà a sua volta i suoi soldati, e la battaglia si concluderà con la piena vittoria di Roma, mentre Calgaco non verrà più nominato. Lo scrittore si è forse ispirato a Sallustio, nel brano della congiura di Catilina in cui immagina il discorso del cospiratore prima dello scontro finale con l'esercito consolare. Quando ripenso alle cause della guerra e alla terribile situazione in cui siamo, nutro la grande speranza che questo giorno, che vi vede concordi, segni per tutta la Britannia l'inizio della libertà. Sì, perché per voi tutti accorsi qui in massa, che non sapete cosa sia la schiavitù, non c'è altra terra oltre questa e neanche il mare è sicuro, da quando su di noi incombe la flotta romana. Perciò combattere con le armi in pugno, scelta gloriosa dei forti, è sicura difesa anche per i meno coraggiosi. I nostri compagni che si sono battuti prima d'ora con varia fortuna contro i Romani avevano nelle nostre braccia una speranza e un aiuto, perché noi, i più nobili di tutta la Britannia, avevamo perfino gli occhi incontaminati dalla dominazione romana. Infatti abitiamo nel cuore della Britannia, senza neanche vedere le coste dove risiede chi ha accettato la schiavitù. Noi, al limite estremo del mondo e della libertà, siamo stati fino a oggi protetti dall'isolamento e dall'oscurità del nome. Ora si aprono i confini ultimi della Britannia e l'ignoto è affascinante, ma dopo di noi non ci sono più popoli, bensì solo scogli e onde e il flagello peggiore, i Romani, alla cui prepotenza non fanno difesa la sottomissione e l'umiltà. Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare. Avidi se il nemico è ricco, arroganti se povero, gente che né l'Oriente né l'Occidente possono saziare, soltanto loro vogliono possedere allo stesso modo ricchezze e miseria. Rubano, massacrano, rapinano, e con falso nome lo chiamano impero, dove fanno il deserto, lo chiamano pace. La natura ha voluto che ciascuno abbia carissimi i figli e i congiunti. I primi ci sono strappati con l'arruolamento per svolgere altrove il loro servizio, le spose e le sorelle, se anche sfuggono alle voglie del nemico, sono disonorate da chi si fa passare per amico e ospite. I nostri beni se ne vanno con il pagamento dei tributi, il lavoro di un anno nei campi è il frumento che dobbiamo loro consegnare. Anche il nostro corpo e le nostre braccia si logorano, tra bastonate e insulti, a costruire strade in mezzo a paludi e foreste. Chi nasce schiavo viene venduto una sola volta, poi pensa il padrone a nutrirlo, la Britannia compra ogni giorno la sua servitù e ogni giorno la nutre. Tra gli schiavi di casa l'ultimo arrivato subisce lo scherno anche dei compagni e così,
in questo vecchio covo di schiavi che è il mondo, i romani cercano noi che siamo ultimi e disprezzati, per sterminarci, e non abbiamo campi o miniere o porti per il cui funzionamento ci risparmino la vita. D'altra parte il valore e la fierezza dei sudditi spiace ai padroni. Perfino l'isolamento e la lontananza, se ci rendono più sicuri, tanto più ci rendono sospetti. Non possiamo sperare di essere graziati, e allora mostrate finalmente coraggio, se tenete alla salvezza e avete cara la gloria. I briganti, condotti da una donna, sono riusciti a dar fuoco a una colonia e a espugnare un campo e, se il successo non li avesse resi indolenti, potevano ottenere la libertà. Noi, nel pieno delle forze, non dominati e decisi a combattere per la libertà, mostriamo subito al primo scontro quali uomini ha pronti la Caledonia per la sua difesa. Voi credete che i romani abbiano in guerra un valore pari all'arroganza che assumono in tempo di pace? Sono i nostri dissensi, le nostre discordie a renderli famosi, loro trasformano gli errori del nemico in gloria del proprio esercito. Ma questo esercito, accozzaglia di genti di ogni tipo, se ora è unito per le vittorie, verrà dissolto dalla sconfitta, a meno che non crediate che ai romani siano legati da vero attaccamento i Galli, i Germani e, fa vergogna dirlo, anche quei britanni che, se anche offrono il sangue alla dominazione straniera, sono stati tuttavia più a lungo nemici che servi. Paura e terrore sono vincoli d'affetto deboli, una volta venuti meno, chi cesserà di tremare proverà odio. Tutti gli stimoli alla vittoria sono per noi. I romani non hanno spose a incitarli, non genitori a condannarli se fuggono. I più non hanno patria, per gli altri è diversa da questa. Pochi, trepidanti perché non conoscono i luoghi, tesi a scrutare il cielo, il mare, le selve che non conoscono, ci sono stati messi nelle mani dagli dei come in trappola e già prigionieri. Non vi spaventi l'apparente splendore dell'oro e dell'argento, perché non difende e non colpisce. Nelle stesse file nemiche troveremo aiuti per noi. I britanni riconosceranno la loro stessa causa, ai Galli tornerà alla mente la passata libertà e gli altri germani li abbandoneranno, come non da molto li hanno abbandonati gli Usipi. E non abbiamo altro da temere. Le fortezze sono vuote, le colonie sono abitate solo da vecchi, le città indebolite dalle discordie tra chi male obbedisce e chi ingiustamente comanda. Qui c'è un condottiero e un esercito, la tributi, lavori forzati in miniera e le altre pene che toccano ai servi. Il campo dirà se dovremo subirle in eterno o riacquistare la libertà. E ora andando in battaglia abbiate alla mente i vostri avi e i vostri posteri.